dal 25 ottobre al 14 maggio. Tanto sono rimaste chiuse le piscine come imposto dalle restrizioni da pandemia. Ora il decreto riaperture del governo Draghi presuppone che da domani, sabato 15 maggio, sia il momento adatto per poter tornare a praticare l'attività nelle piscine rigorosamente all'aperto per quello che riguarda le riaperture al pubblico. Dunque si riparte non ancora in condizioni normali, ma comunque con una parvenza di normalità, tra tante regole, prenotazioni obbligatorie, percorsi obbligati, impossibilità a utilizzare gli spogliatoi, ma è una ripartenza felice. Salutata qui alla piscina del Parco della Pace anche con un messaggio a distanza del campionissimo Filippo Magnini, che ha portato il suo saluto, il suo incoraggiamento a questa ripartenza all'attività della società Sport Village Pesaro. Siamo molto contenti di questa ripartenza, naturalmente sarà una ripartenza graduale. Il 15 maggio possono aprire soltanto le piscine all'aperto e le attività di fitness all'aperto. Dal 1 di giugno riapriranno le attività di fitness al chiuso. Stiamo aspettando il 17 maggio per sapere se potremo riaprire al pubblico anche le piscine coperte. Però noi abbiamo la fortuna di avere un impianto che è grandissimo anche all'aperto, e quindi già da domani mattina alle 7:30 siamo aperti con una piscina che è l'unica piscina olimpica della Regione Marche, che può ospitare oltre 100 persone contemporaneamente. Ci siamo preoccupati di ospitare i nostri utenti in massima sicurezza come prescrivono le norme, e quindi abbiamo pensato ad un ingresso alla reception dove c'è un triage, dove le persone dovranno misurarsi la temperatura e darsi nelle mani il prodotto specifico e disinfettante, togliersi le scarpe, mettersi le ciabatte oppure i copriscarpe, accedere attraverso un percorso diviso, maschi e femmine passano dentro gli spogliatoi senza fermarsi e accedono al piano vasca, quest'area esterna che voi potete vedere, dove troveranno centinaia di panchine dove appoggiare i propri zaini, le proprie borse, si potranno cambiare, spogliare, bordo vasca. In fondo alla vasca ci sono tre docce all'aperto che serviranno per bagnarsi prima di entrare in vasca, e poi una volta bagnati, una volta finita l'attività, serviranno per sciacquarsi dal cloro, insomma. Ci sono anche quattro cabine all'aperto che servono per cambiarsi per chi lo vorrà, e poi alla fine di tutto, alla fine dell'attività, c'è un percorso sempre a senso unico dove le persone usciranno e ritorneranno nel parcheggio senza mai incrociarsi con quelli che entrano. In questo modo è un sistema che abbiamo già testato l'anno scorso, siamo in grado di garantire la massima prevenzione contro, insomma, il contagio. Una garanzia attuale è il fatto che si accede, lo ricordiamo, solo su prenotazione. Un'altra cosa, si accede solo su prenotazione, e noi abbiamo un sistema informativo che tiene traccia di ogni persona che viene. Per esempio nel nuoto sappiamo in quale corsia vanno le persone, e dovesse esserci un problema siamo in grado di informare le persone che erano presenti con la persona nella corsia. Per esempio in corsia stanno 5-6 persone, e quindi se l'ASUR dovesse chiamarci per chiederci chi era vicino a una determinata persona, abbiamo i dati per poterlo fare. Ricordo ancora che nell'impianto si entra sempre con la mascherina, e la mascherina si toglie soltanto quando ci si bagna, quindi sotto la doccia o in vasca, quando si fa le attività.